Passano da 19 a 14 i lavoratori che la proprietà del tubificio intende trasferire in un altro sito. Continua intanto il dialogo tra azienda e sindacati. Entrano in un bar impugnando un coltello da cucina e lo brandisce contro esercenti e consumatori. Arrestato quarantenne con precedenti. La Ternana è stata venduta all'imprenditore Stefano D'Alessandro, co-founder di Rabona Mobile. Goleada delle Fere contro il Legnago Salus. Benvenuti a una nuova edizione del notiziario di AM Terni Television. Tubificio, Arvedi, Ast e sindacati. Prosegue la trattativa. Il piano esuberi si riduce a 14 dai 19 iniziali dopo gli ultimi incontri tra il management e i sindacati e le assemblee dei lavoratori. Ridotto quindi di 5 unità il numero di lavoratori che la proprietà intende trasferire in un altro sito. Il servizio. Qualcosa si muove e questa volta in senso positivo, anche se rimane molto da fare. Ci riferiamo alla trattativa in atto tra i vertici del tubificio Arvedi AS e le rappresentanze sindacali. La girandola di assemblee che in questi ultimi giorni si sono svolte ha portato a una riduzione del piano degli esuberi, ridotto da 19 a 14. Sono quindi 5 le unità in meno che l'azienda vuole trasferire in un altro sito. Prosegue però il confronto tra azienda e sindacati dei metalmeccanici e tra i sindacati e i lavoratori. I dettagli del piano industriale, prospettato alle segreterie e alle RSU, sono condivisi in queste ore con i lavoratori in assemblea. Sullo sfondo c'è da dire, per onestà intellettuale, resta comunque sempre l'ombra di un ridimensionamento aziendale sull'onda di una crisi che da tempo investe la filiera del tubo e più in generale il settore dell'automotive. Gli oltre 60 collaboratori dell'azienda di Terni Ceplast SPA, specializzata nella produzione di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione, riceveranno un premio di risultato legato agli obiettivi che saranno raggiunti nel corso dell'anno. L'accordo è stato siglato dopo un ampio confronto tra il management aziendale, assistito da Confindustria Umbria, e le segreterie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Filctem CGL e Femca CISL. Si tratta di un premio di risultato istituito in via sperimentale in attuazione della contrattazione aziendale di secondo livello prevista anche dal contratto collettivo nazionale di settore. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 40 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo era entrato in un bar impugnando un coltello da cucina, brandendolo contro avventori e esercenti. Si è generato il panico. Il servizio. Entra in un bar cittadino impugnando un grosso coltello da cucina e agitandolo nervosamente contro i dipendenti dell'esercizio commerciale e i clienti. È accaduto a Terni, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, non senza fatica, un uomo di circa 40 anni, già noto alle forze dell'ordine e immediatamente riconosciuto dagli operanti al momento del loro intervento. I poliziotti hanno dapprima tentato di calmarlo, tuttavia l'uomo, in stato di agitazione crescente, ha opposto resistenza, arrivando a colpire un agente. Attraverso l'utilizzo del taser sono poi riusciti a fermarlo ed arrestarlo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il rito direttissimo, svoltosi il giorno seguente, si è concluso con la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Un uomo di 60 anni, dipendente di una ditta della Campania che lavora in Umbria, è deceduto ieri pomeriggio a Poreta, alle porte di Spoleto, in un tragico incidente sul lavoro. L'uomo, un operaio di Foggia, stava lavorando in un terreno privato dove è in corso l'installazione di pannelli fotovoltaici. Mentre era in corso lo scaricamento del materiale, il 60enne è stato investito da un bancale di pannelli solari del peso di 12 quintali ed è morto sul colpo. Sabato da incubo nel quartiere di Tuillo, a Terni, dei ladri hanno preso di mira ben 3 appartamenti di una palazzina per poi darsi alla fuga quando uno dei proprietari si è imbattuto in loro. Le forze dell'ordine adesso sono sulle loro tracce. Il servizio.
Ladri in azione sabato sera a Vocabolo Tuillo a Terni, proprio in concomitanza del concerto di Loredana Bertè. Tre giovani, descritti come uomini tra i 25 e i 30 anni, si sono introdotti in tre appartamenti al primo piano di una palazzina. Nel primo hanno rubato oro e cellulari, approfittando dell'assenza dei proprietari. Nel secondo non sono riusciti a forzare la porta. Nel terzo sono stati sorpresi dal proprietario mentre rovistavano e sono fuggiti in fretta e furia. Una testimone è riuscita a prendere il numero di targa della vettura utilizzata per la fuga, una Fiat Panda bianca, ultimo modello, fornendo l'informazione alle forze dell'ordine che ora sono impegnate nelle ricerche. Una notizia di cronaca incredibile. Arrestato a Perugia un senegalese di 28 anni per tentato incendio doloso in un distributore di benzina. Il giovane senza alcun motivo ha abbattuto gli erogatori di carburante e tentato di incendiare la colonnina del distributore utilizzando un accendino e anche dell'erba secca. Grazie all'intervento di un cittadino, il 28enne è stato inizialmente allontanato, ma poco dopo è tornato con delle sterpaglie accese, deciso a proseguire con il suo piano. Nonostante le richieste dei presenti, ha persino minacciato di dare fuoco a uno di loro. Secondo le forze dell'ordine che alla fine lo hanno bloccato, l'uomo era certamente sotto l'effetto di droghe al momento dell'accaduto. E a proposito di fiamme, ma questa volta accidentali, sono intervenuti nel pomeriggio i vigili del fuoco di Orvieto lungo la strada statale Amerina per spegnere le fiamme che hanno improvvisamente avvolto una Smart. Per fortuna la ragazza alla guida dell'autovettura è riuscita a uscire dall'auto illesa. Come sempre raccogliamo volentieri le vostre segnalazioni. Una ci perviene da Borgo Bovio e viene da coloro che frequentano abitualmente i giardini pubblici lungo Via Tre Venezie. Vediamo che succede. Era un giardino, era un paradiso, se non che con il tempo, a causa dell'usura, a causa dell'inciviltà delle persone, ci siamo ritrovati che questi giardini, come può ben vedere, ci sono banchine rotte, tavolinetti rotti che poi non esistono più. L'unico tavolinetto che abbiamo è quello che abbiamo legato lì all'inferiata e che l'abbiamo rimesso a posto noi. Poi c'è l'inciviltà delle persone, come può ben vedere, buttano bottiglie, cartacce. Certo, quella sbarra orizzontale che fa così, i tavolini che stiamo facendo a riparare noi, il tavolino anzi perché è uno solo. Poi non so, ci saranno anche altre cose, il rubinetto dell'acqua. Spesso e volentieri lo lasciano aperto, ma questa è la negligenza dei giovani di oggi. I cestini, come può vedere, sono sempre pieni, non lo so quante volte li svuotano al giorno. Come cittadini del Borgo Bovio, noi vorremmo che questi giardini ritornassero come erano prima e ci siano dei controlli da parte delle autorità. È stato messo a dimora all'interno del parco di Cardeto a Terni un albero molto particolare, protagonista dell'iniziativa il Garden Club Terni. L'albero in questione è un magnifico esemplare di canfora, alto oltre 2 metri ed è simbolo di resilienza e speranza per essere sopravvissuto al disastro atomico di Hiroshima. Le foglie verde brillanti, i fiori e i frutti dell'albero di canfora lo rendono molto decorativo e un attrattore di farfalle. Questo evento è stato organizzato per festeggiare il 45esimo anno di attività dell'Associazione Cardeto. Consegnata in occasione di una cerimonia pubblica la borsa di studio che la sezione di Terni di Confindustria Umbria Servizi ha istituito in memoria di Fabrizio Mearelli, dipendente dell'associazione prematuramente scomparso. Il servizio. Consegnata in occasione di una cerimonia pubblica la borsa di studio che Confindustria Umbria Servizi ha istituito in memoria di Fabrizio Mearelli, dipendente dell'associazione prematuramente scomparso. I ragazzi premiati sono Bianca Tagliamonte ed Edoardo Palombi, studenti meritevoli che frequentano il liceo scientifico Renato Donatelli. È stata una piacevolissima sorpresa e sicuramente emozionante anche tutta la cerimonia, conoscere i familiari di Fabrizio Mearelli. È stata una bellissima esperienza e ringrazio la Confindustria per aver organizzato questa iniziativa, aver deciso
di ricordare questa figura premiando il merito. Ringrazio moltissimo Confindustria per questo riconoscimento e credo veramente anch'io nel merito scolastico e spero che molti dopo di me possano prendere questo premio. A consegnare le borse di studio i familiari di Fabrizio Mearelli ed il presidente di Confindustria Umbria, Riccardo Morelli, che soddisfatto per la prima edizione ha tenuto a precisare che l'associazione è già al lavoro per le prossime. Ricordiamo una persona che è stata importante al nostro interno e che ha lasciato in tutti noi un bel ricordo. Unitamente a questo, vogliamo manifestare la nostra vicinanza al sistema formativo locale, quindi dando un segno tangibile con questa borsa di studio ai ragazzi, consapevoli del fatto che le giovani generazioni sono il nostro futuro, quindi è giusto investire su di loro. È stato eletto durante la 13ª assemblea congressuale intitolata Facciamo l'Umbria giorno per giorno il nuovo presidente dell'ANCI Umbria. Si tratta del sindaco di Montecchio, Federico Gori. Ecco le immagini. Federico Gori, sindaco di Montecchio e già coordinatore dei piccoli comuni per ANCI Umbria, è stato eletto per acclamazione su proposta del vicepresidente di Torgiano, Attilio Persia, nuovo presidente di ANCI Umbria. L'elezione è avvenuta durante la 13ª assemblea congressuale Facciamo l'Umbria giorno per giorno presso la sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia, dove sono stati rinnovati anche gli organi regionali dell'associazione e nominati i delegati che parteciperanno alla 20ª assemblea congressuale di Torino nel mese di novembre. Un messaggio importante quello che viene oggi dall'assemblea di ANCI Umbria che ha eletto il nuovo presidente all'unanimità e non tenendo conto dell'aspetto demografico, essendo appunto io sindaco di un piccolo comune, che però ha voluto testimoniare quanto sia importante l'universalità del ruolo di sindaco, a prescindere da tante altre sfumature che nulla hanno a che vedere appunto con il ruolo di amministratore e di membro di ANCI. Arriva in un momento particolare, in un momento di grandi sfide che sono certo sapremo affrontare appunto con una trasversalità legata sia alle sensibilità di ognuno di noi, sia anche all'aspetto demografico, i grandi e i piccoli comuni che insieme affrontano le tematiche, dialogano e con una rete di amministratori sono certo riusciremo ad affrontare tutte quelle tematiche che avremo e le sfide che avremo di fronte nei prossimi mesi e nei prossimi anni in maniera appunto determinata e in maniera seria e concreta. I lavori sono proseguiti sotto la direzione del presidente dell'Assemblea congressuale Giuliano Boccanera, sindaco di Nocera, con l'elezione dei 30 componenti del Consiglio direttivo, l'elezione da parte degli stessi di 5 componenti per l'ufficio di presidenza, la nomina di 8 delegati per l'Assemblea congressuale di ANCI nazionale e la nomina di un amministratore umbro per il Consiglio nazionale di ANCI. Grande successo a Palazzo Gazzoli a Terni per l'evento Orl in Musica, quando la medicina diventa spettacolo. L'evento è stato promosso dalla struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Santa Maria di Terni. Ecco le immagini. Si è tenuto a Palazzo Gazzoli il primo evento a Terni sulla voce rivolta al grande pubblico, promosso dalla struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. L'anatomia della voce, un viaggio all'interno del nostro corpo, come spiegato dal dottor Antonio Giunta. Quanto è importante l'uso e l'utilizzo della voce? Sono assolutamente fondamentali e tante volte le persone danno per scontato la capacità di parlare. In realtà non è una funzione del tutto scontata, sia perché ci sono tante problematiche che possono impattare negativamente la voce, ma ci sono anche semplicemente delle abitudini sbagliate. Tant'è che esistono delle malattie che affliggono specificatamente i professionisti della voce. Nell'organizzazione di questo evento ho avuto modo di chiacchierare con molti di loro, molti di questi cantanti, che hanno alle spalle una carriera molto lunga e mi hanno raccontato proprio come agli albori della loro carriera, quindi negli anni 90, nei primi anni 2000, proprio non c'era cognizione di come funzionasse la voce e tanti hanno poi avuto dei piccoli problemi sulle corde vocali. Oggi fortunatamente
forse, chissà, anche grazie ai talent show, figure come il vocal coach, il maestro di canto, il logopedista si sono sviluppate nella conoscenza generale e quindi anche questi problemi sono meno diffusi. Del dottor Antonio Giunta, direttore facente funzioni, sul palco un ospite d'eccezione, Mogol. Ma io ho creato una scuola importante, la più importante che c'è in Europa, che fa corsi per interpreti, cantanti e interpreti, per autori, compositori e anche produttori discografici. Noi insegniamo, è una scuola che ha già 3.000 diplomati e che dove si impara veramente sia a cantare che a comporre che a scrivere le parole delle canzoni. A proposito di scrittura, lei ha scritto anche l'inno della Ternana? Sì, l'ho scritto a suo tempo, l'ho scritto perché andavo a vedere anche le partite, eccetera, eccetera. Sì, tifoso, sì. Tanti i momenti di intrattenimento musicale durante i lavori. Il gruppo Eno Not Jazz Duo e il gran finale con la cantante Carlotta Scarlatto. Cantano mille capi neri, hanno la chioma bruna. Ci fermiamo adesso per una breve pausa e torniamo subito dopo con la pagina sportiva. OBM Consulenza. Finanza agevolata per le imprese. Con la nostra consulenza troverai le risorse per far crescere la tua impresa. L'accesso alla finanza agevolata favorirà la nascita, lo sviluppo e la competitività del tuo progetto imprenditoriale. OBM Consulenza. Sappiamo come aiutare la tua impresa a crescere. Dal 1978 Antonelli Ottica è al servizio dei tuoi occhi. Cortesia, professionalità, tutti i migliori brand del momento ed un centro di contattologia all'avanguardia a tua completa disposizione. Ottica Antonelli lo trovi a Terni, in Arnescalo, Amelia ed Orte. Apriamo la pagina sportiva parlandovi innanzitutto della copiosa vittoria della Ternana nel match di questa sera interno contro il Legnago Salus. Le Fere hanno battuto gli avversari ben 8-0. Ci racconta tutto Alberto Favilla. Un 8-0 che si commenta da solo, Ternana che gioca una buonissima partita, però va detto che di fronte abbiamo avuto una squadra molto molto modesta sia a livello tecnico che a livello tattico, disorganizzati, basta vedere i primi gol, fotocopia, palla libera invece di scappare dietro, salivano e noi l'abbiamo presi sempre nel tempo e nello spazio, quindi difficile commentare, però domani sera ci zona, racconteremo la partita, ma soprattutto ci soffermeremo e parleremo del cambio della società avvenuto proprio in serata con la famiglia d'Alessandro che ha acquistato il 100% delle quote della Ternana. Per concludere sulla gara, tanti gol, hanno fatto gol gli attaccanti, ha giocato Maestrelli, voglio sottolineare la prestazione di questo ragazzo, hanno giocato tutti bene, questo ragazzo mi è piaciuto molto come sono stati bravi tutti quelli che sono andati in campo. Però, ripeto, partita che non fa testo perché loro, il Legnago, davvero squadra modesta. La Ternana è stata ceduta. Il nuovo proprietario è Stefano D'Alessandro, co-founder di Rabona Mobile. I particolari nel servizio. La Ternana è stata venduta. L'annuncio è stato dato dal club rossoverde nel pomeriggio. La società di Via della Bardesca non è più di proprietà di Nicola Guida. Nella nota diffusa dal club rossoverde si legge: in data odierna presso il notaio Valerio Tirone è stato sottoscritto l'atto di cessione del 100% dell'intero capitale sociale della N21 Holding facente capo a Nicola Guida, proprietaria della Ternana Calcio, all'imprenditore Stefano D'Alessandro. Nelle prossime ore la nuova proprietà darà corso agli adempimenti federali in sospeso e convocherà nei prossimi giorni una conferenza stampa di presentazione per illustrare i progetti per la stagione in corso e per il futuro
futuro della società rossoverde. Chi è Stefano D'Alessandro? Si tratta di un imprenditore co-founder della compagnia telefonica Rabona Mobile insieme al fratello Maurizio. I due quest'estate avevano provato ad acquistare l'intero pacchetto azionario dell'Ascoli dopo averne posseduto una piccola parte, scalata che però non è riuscita. Il rossoverde era nel destino di Stefano D'Alessandro, visto che sempre in estate suo figlio Mattia ha vestito la maglia della Ternana, per lui qualche apparizione durante il ritiro dopo essere arrivato a svincolato dalla Lazio. Termina così questa edizione del nostro notiziario. Grazie a Yuri Frezzotti in regia e a tutti voi per averci seguito. Arrivederci alle prossime edizioni.